È questione di ore il countdown per il simbolico taglio del nastro che sancirà l'apertura delle varie attività della seconda edizione della manifestazione noto infiorata Tauria Nova è iniziato. Nell'attesa che una valanga di petali accompagni il sogno del giro del mondo negli 80 metri della zona centrale della città, i soci della Proloco Tauria Nova nel cuore hanno deciso di presentare l'evento al ristorante Fantasy, punto di riferimento della movida taurianovese. La conferenza stampa, moderata dall'editore Luigi Long, è stata caratterizzata dalla presenza del presidente della Proloco Francesco Bellantonio, dall'assessore al turismo e spettacolo di Taurianova Raffaele Loprete, dal presidente del consiglio comunale Fausto Siclari, dal maestro infioratore Lucio Pintaldi, dal consigliere regionale Francesco Cannizzaro e da Corrado Roccaro dell'associazione Sbandieratori e Musicisti della città di Noto e dal segretario della Proloco Nello Stranges. Sì, siamo pronti, anzi prontissimi. L'adrenalina sale sempre di più, i soci sono tutti praticamente in fibrillazione. Siamo in attesa già stanotte dell'arrivo dei fiori che arriveranno intorno alle 2, quindi non andremo a dormire. Cerchiamo in tutti i modi di renderci disponibili e pronti per organizzare una splendida 3 giorni. Per la nostra città, per i nostri cittadini, ai quali rinnovo l'invito già domani dalle 3 di pomeriggio di venire a trovarci in Piazza Italia, perché avremo bisogno anche dell'apporto dei cittadini, perché una manifestazione così importante, così grande, merita e soprattutto necessita di tutti i cittadini affinché insieme a noi possiamo realizzare qualcosa che possa lasciare il segno per i prossimi anni e perché possa lanciare, diciamo, l'immagine di Taurianova in positivo per come lo merita e per come è giusto che sia. L'impegno dei soci della Proloco, che si rinnova dopo il grande successo dello scorso anno, si tradurrà questa volta nella realizzazione di una serie di bozzetti che andranno a rendere omaggio ad un illustre protagonista della storia taurianovese e non solo, Giovanni Francesco Gemelli Careri. Dalle solide radici del passato, dunque, Taurianova si pone l'obiettivo di esplorare gli sconfinati mondi dell'arte e della cultura con tanta fantasia. Consigliere Cannizzaro, seconda edizione dell'Infiorata Taurianova, una partecipazione, un sostegno non solo del Consiglio regionale, ma anche dell'ente parco dell'Aspromonte. Sì, è quello che abbiamo inteso fare già nel momento in cui si concluse la prima edizione dell'Infiorata di Taurianova, che ebbe un successo straordinario. Allora, nel momento in cui si concluse quella prima edizione, ci misimo tutti quanti al lavoro per capire come programmare in maniera anche più sostanziosa e, diciamo, una seconda edizione che certamente doveva vedere necessariamente il coinvolgimento di enti che potevano anche supportarla. E così è stato fatto. Il coinvolgimento del Parco Nazionale nasce dopo una programmazione di intenti, dopo anche delle conferenze istituzionali che siamo riusciti a mettere in campo quest'inverno, e da lì abbiamo fatto sì che il parco potesse abbracciarla e anche sostenerla in maniera concreta. Il patrocinio, diciamo, morale del Consiglio regionale non poteva non esserci. Questa è un'iniziativa che certamente ha un respiro in questo momento anche regionale, non vi è dubbio. La partecipazione degli amici di Noto che arrivano in Calabria, accolti da una comunità che si unisce per rendere sempre di più apprezzabile questo evento, vuole essere certamente un momento anche turistico, perché tanti, ecco, verranno, diciamo, dalla vicina Sicilia, ma anche tanti da fuori provincia a vedere questa opera d'arte, e chiaramente per Taurianova è un momento anche, come dire, di visita turistica da chi comunque a Taurianova non c'è mai venuto. Assessore Loprete, a poche ore dall'inizio della seconda edizione dell'Infiorata di Taurianova, l'amministrazione comunale come è stata vicina all'associazione? Beh, è stata vicina in diversi modi, nel senso che comunque noi lo scorso anno abbiamo iniziato un discorso sia con loro, con la Proloco, che con gli amici del palco e anche con altre associazioni. Noi crediamo appunto che queste iniziative devono essere storicizzate, quindi devono essere portate avanti e valorizzate in ambito, diciamo, regionale, ma perché no anche nazionale, anche perché un'iniziativa come questa qui è la seconda in Italia dopo Noto, quindi dopo quella siciliana abbiamo la seconda che si tiene qui a Torrenova in Calabria. E che dire, noi lo scorso anno abbiamo dato il patrocinio morale, quest'anno invece abbiamo dato il patrocinio morale e per quel poco che le casse comunali, diciamo, possono fare, abbiamo anche dato un piccolo contributo economico, nel senso che comunque contribuiremo come comune a pagare parte di alcune iniziative che saranno appunto presenti in questi 3 giorni.